Primo giorno di Didacta 2024, siamo qui in Fortezza d'Abbasso a Firenze. È stata oggi un'esperienza veramente importante. Perché? Perché qui a Didacta sono arrivati da tutta Italia tantissimi insegnanti, un'ondata di docenti, di personale scolastico, molti dirigenti scolastici. Abbiamo saputo appena adesso che i corsi sono andati oltre il 90% esauriti, parliamo di corsi di formazione e aggiornamento, appunto tantissimi insegnanti anche attraverso la carta del docente che possono utilizzare per supportare questa attività, hanno appunto sono arrivati a Firenze per utilizzare, per formarsi a livello professionale. Oggi è stata una giornata particolare, sono arrivati i ministri Valditara e Bernini, hanno inaugurato la appunto settima edizione di Didacta. Sono stati interventi interessanti, non solo sull'aggiornamento professionale, su queste tecnologie che stanno entrando, possiamo dire, a gamba tesa nelle scuole e che stanno anche, se vogliamo, un po' stravolgendo quella che è la didattica tradizionale. Sembra, senza ombra di dubbio, negli ultimi mesi abbiamo assistito a un cambiamento, un approccio diverso, proprio perché appunto non ci si può più nascondere. E ecco, questi temi, entrambi i temi, questi temi appunto riguardanti le nuove tecnologie e le attrezzature riguardanti la didattica, sono stati tutti e due affrontati sia dal ministro Valditara sia dalla ministra della ricerca e dell'università Anna Maria Bernini. Io direi di ascoltare i loro interventi, poi rientriamo in studio e vediamo un po' quello che anche è accaduto nel nostro stand di tecnica della scuola durante la giornata. Il giorno di apertura di Didacta 2024 è stato contrassegnato dalla presenza del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Dopo l'intervento dal palco, incentrato sull'importanza di esaltare il talento di ogni studente, il ministro ha accolto la stampa e si è soffermato sulla centralità che sta assumendo la tecnologia all'interno della scuola. Questo appuntamento è fondamentale per la scuola, per quale motivo? Beh, un appuntamento questo di grande importanza perché, fra l'altro, consente di portare a conoscenza le buone pratiche, le nuove tecnologie, le tante esperienze e quindi è un momento di confronto e di arricchimento ed è importante la presenza delle scuole, i dirigenti scolastici, degli insegnanti e d'altro canto è un'esperienza questa che in Germania ha una expertise di grandissimo profilo che anche in Italia si è affermata. Quindi sono momenti di confronto molto significativi. Al ministro abbiamo quindi chiesto come i docenti stanno affrontando i problemi gestionali legati alla sempre maggiore digitalizzazione della didattica. Ci sono problemi legali, ci sono problemi etici, però io punterei l'aspetto soprattutto sui vantaggi delle nuove tecnologie. Penso per esempio a tutti gli strumenti audiovisivi per i ragazzi portatori di disabilità. Noi abbiamo investito diversi milioni di euro proprio per dotare le scuole di questi strumenti fortemente innovativi per una sempre maggiore inclusione. Anche questa è intelligenza artificiale, così come anche sviluppando quel mio concetto di personalizzazione della formazione e quindi di una formazione sempre più modellata sul singolo studente, l'intelligenza artificiale può svolgere un ruolo fondamentale sia a vantaggio del docente sia a vantaggio dello studente, che può dunque verificare i vari step di aggiornamento, di progresso nell'acquisizione delle sue conoscenze. Ovviamente l'intelligenza artificiale deve essere guidata, deve essere controllata, non può essere uno strumento elusivo, ChatGPT non può essere uno strumento per fare i temi al posto del giove, cioè per far sì che sia l'intelligenza artificiale a scrivere articoli o temi, ma questo è un problema che avete anche voi, no? È stato dimostrato per esempio che degli splendidi editoriali erano firmati dall'intelligenza artificiale, quindi
voglio dire, è un problema questo molto serio, molto importante, ma non dobbiamo avere paura delle nuove tecnologie, ma dobbiamo avere la consapevolezza che vanno guidate dall'uomo in una concezione di scuola, come ho detto, che deve essere una scuola della umanizzazione. L'esperienza dell'umanizzazione, dell'umanità al centro, della persona al centro è fondamentale, la macchina al suo servizio. Valditara è stato quindi sollecitato per un parere sull'altissima percentuale di insegnanti che hanno passato la prova scritta del concorso PNRR dei giorni scorsi e all'ipotesi di un'eccessiva semplicità dei 50 quesiti posti ai candidati. Guardare va a prendere uno dei quesiti più semplici, allora si fa della banale polemica, è invece un percorso molto, molto articolato, perché poi c'è una prova orale disciplinare che sarà una prova orale particolarmente anche selettiva, c'è un anno di tirocinio, al termine del tirocinio si sarà valutati e c'è per la prima volta anche la prova didattica al termine, e vuol dire che per la prima volta noi valuteremo anche la capacità del docente di saper insegnare, quindi insomma è un percorso lungo che credo che soltanto docenti preparati alla fine riusciranno a superare. Quindi al Ministro è stato chiesto come sta procedendo la riforma degli istituti tecnici e come mai il liceo Made in Italy ha riscosso così poco successo fino ad oggi. Il rilancio degli istituti tecnici è uno dei nostri obiettivi fondamentali, proprio perché questo mismatch di circa 1 milione di posti di lavoro che non vengono coperti ogni anno per mancanza di qualifiche, come è stato autorevolmente contabilizzato, crea fra l'altro un danno di 38 miliardi di PIL, una roba enorme, ma soprattutto danneggia i nostri giovani. Pensate a quante opportunità di lavoro vengono sprecate, a quante opportunità di realizzazione professionale vengono sprecate, perché noi dobbiamo fare una scuola che sia al servizio dei nostri giovani, perché si realizzino, perché trovino motivo di soddisfazione per i loro sogni e le loro aspirazioni. E perché i tempi sono stati molto ristretti, in realtà la partecipazione è stata assolutamente in termini accettabili, ma il liceo del Made in Italy non è che debba essere inteso come un liceo diffuso, ma è un liceo di eccellenza, un liceo che serve a formare expertise particolari, serve a formare futuri manager, c'è un radicamento in quasi tutte le regioni italiane e tra l'altro ci sono anche passaggi da un percorso all'altro, quindi quel numero che avevamo dato sta crescendo. I tempi sono stati strettissimi, è stato approvato il 27 di dicembre. Estremadura Grossa sarà sulla prova orale, questo non rischia di complicare la procedura? No, assolutamente, ci sono tutte le commissioni che sono, come dire, già ben predisposte, quindi da questo punto di vista credo che non avremo problemi. Non poteva mancare un commento al recente caso della scuola di Pioltello, dove il prossimo 10 aprile si fermeranno le lezioni per la fine del Ramadan. Una decisione che non è proprio piaciuta al ministro. L'ufficio scolastico deciderà in totale autonomia. Io ho posto un problema di rispetto della legge, della legalità, che delle regole più che altro. Ribadisco che ogni provvedimento deve essere motivato, che se la Regione Lombardia fissa 3 giorni di deroga devono essere 3 e non possono essere di più, che le scuole non possono creare nuove come dire, festività, ma possono legittimamente derogare al calendario per motivi di carattere didattico. A Didatta 2024 è arrivata anche Anna Maria Bernini, ministra dell'Università e della Ricerca. C'è un'iniziativa molto importante, Università Svelate. Credete in questa iniziativa? È importante aprire l'università, per quale motivo? Ci crediamo moltissimo. Le università sono già aperte. L'importante è che le comunità che le ospitano sappiano che le università sono già aperte e che danno tanto alle persone, alle istituzioni, ai territori. Le università non sono solamente formazione, ricerca, sono formazione di civicità.
Credo che il nostro ruolo sia sempre più importante. Un tempo in università si faceva una ricerca un po' da torre d'avorio, ora invece si lavora con le imprese, con il terzo settore, con le associazioni di categorie, si lavora con il comune, con la regione, indifferentemente, senza nessuna preclusione ideologica. E questa è la vera apertura. I cittadini devono capire che l'università c'è, ha abbattuto le mura che la dividevano dalla città e che adesso lavora e collabora per vivere tutti meglio. Come Didacta vogliono proprio dare, come posso dire, una continuità, un aggiornamento, una capacità di cogliere il bisogno dell'oggi e del futuro a questa straordinaria avventura che è l'educazione. Poi questa è dedicata a Don Bosco, questa fiera, mi piace molto perché Don Bosco dice l'educazione è il cuore, ecco, l'educazione è il cuore di tutto, quindi su questo noi continueremo a lavorare. Tra i diversi relatori che hanno partecipato all'inaugurazione di Didacta 2024 era presente anche Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. Accanto al Pitti, accanto a quella che è la mostra dell'artigianato, la vera manifestazione che porta la Fortezza d'Abbasso, Firenze Fiere, come punto di riferimento in Italia. Giorni in cui 1700 sono gli eventi, 430 sono gli espositori e si discute della scuola da 0 anni fino all'educazione nella tarda età. 0-3 anni, gli asili nido gratis della Toscana trovano qui uno degli argomenti centrali. Siamo la prima regione italiana che proietta gli asili nido gratis per le famiglie con un reddito inferiore a 35.000 abitanti. Ne godono più di 14.000 bambini e sta venendo fuori un grande successo perché si è portato dal 38% della frequentazione al 44% dell'uso degli asili nido da parte delle famiglie. Un servizio alle famiglie, alle donne e contemporaneamente un'educazione pedagogica fin dalla più tenera età per i bambini. Ma contemporaneamente si discute del rapporto scuola-lavoro, si discute di quello che sono le formazioni sempre più specialistiche che si necessitano per un livello produttivo che vuole essere di alto valore aggiunto. Insomma, un pullulare di eventi e di manifestazioni intorno ai temi della scuola che devono essere sentiti, avvertiti, scuola, università, sempre più centrali nelle politiche del nostro Paese. Bene, bene, rientriamo in studio, abbiamo assistito appunto a quelle che abbiamo ascoltato, quelli che sono stati gli interventi dei due ministri che caratterizzano appunto questa prima giornata di Didacta 2024, due interventi più quello del presidente della Regione Toscana Giani. Dopodiché cosa è successo? È successo che si sono realizzati, sono svolti tantissimi seminari su temi svariati che riguardano appunto la robotica applicata alla didattica, riguardano le aule virtuali, ovviamente l'intelligenza artificiale che la fa da padrone, ChatGPT che in queste ultime settimane ha dato vita anche a dei dibattiti e a dei freni all'interno delle scuole. Anche di questi temi abbiamo parlato noi con alcuni ricercatori, in particolare ricercatori INDIRE, e abbiamo intervistato innanzitutto una ricercatrice questa mattina, Daniela Bagattini, che è collaboratrice tecnica dell'INDIRE. Con lei abbiamo affrontato il tema della violenza, degli stereotipi di genere, e davvero ha raccontato insomma anche ha spiegato un po' come si può approcciare diversamente a questo genere di tematiche e superare dei tabù e delle difficoltà che si incontrano e che poi appunto alle derive che portano anche a determinati atteggiamenti di prepotenza, di arroganza fino alla violenza. E dopodiché abbiamo anche intervistato Paola Nencioni e Francesca Storai, sempre ricercatrici INDIRE, con le quali abbiamo cercato di capire e comprendere quali sono le modalità per introdurre all'interno della scuola quello che loro hanno definito il benessere, il clima del benessere, il clima anche della positività all'interno dell'istituzione scolastica. Una delle modalità sicuramente è quella, e ci spiegheranno come, della leadership condivisa, che coinvolge anche non solo docenti ma tutto il personale scolastico, i genitori, gli studenti, soprattutto delle scuole secondarie superiori, fondamentali attori per superare quelle che sono un po' le divisioni
e gli atteggiamenti di chiusura da parte soprattutto degli insegnanti verso i colleghi e verso tutto quello che è il panorama all'interno della scuola a livello ovviamente umano e che va appunto invece valorizzato. E come questa interazione può portare anche poi alla condivisione appunto delle proprie competenze, e questo appunto è uno dei valori aggiunti della scuola che non sempre si realizza. Ecco, io direi andiamo ad ascoltare le nostre ricercatrici e poi ritorniamo in studio per la chiusura finale. Bene, Fortezza d'Abbasso, siamo qui a Firenze, settima edizione di Didacta. Siamo qui con Daniela Bagattini, collaboratrice tecnica Indire. Buongiorno. Bagattini. Ci occupiamo in questa intervista degli stereotipi di genere. Si tratta di un argomento che nelle scuole viene continuamente affrontato. Bagattini, voi come Indire che tipo di approccio consigliate da un punto di vista didattico e formativo? Allora, come Indire ci stiamo occupando soprattutto di vedere cosa fanno le scuole su questo tema, perché come ci dice anche la relazione della Commissione Femminicidio ci sono tanti interventi fatti nelle scuole, però sono un po' a macchia di leopardo, diciamo. Per lavorare su questo tema, dal nostro punto di vista, occorre lavorarci un po' come scuola in toto, in quella che definiamo un'ottica di sistema. Cioè, non solo importantissima la formazione docenti, abbiamo avuto un progetto molto importante realizzato ad esempio con Regione Toscana, proprio sulla formazione. Però la formazione non basta, perché occorre un po' che la scuola a tutto tondo si occupi di questo tema. Se ne occupi anche rivedendo magari gli spazi, rivedendo la propria modalità di comunicazione, seguendo ad esempio le linee guida fatte dal Ministero, e anche con il rapporto col territorio, perché poi oltre al tema degli stereotipi c'è anche poi il tema della violenza, che è un altro tema molto importante. Negli ultimi mesi abbiamo avuto insomma un forte dibattito su questo, e anche su questo è importante che la scuola abbia delle relazioni anche con il territorio e con quelli che sono i soggetti che una mano. Sulla violenza è stata fatta una stima, ci sono almeno 3 casi gravi al mese, stima ministeriale. Quanto è importante il rapporto con i genitori? È importantissimo il rapporto con i genitori, la scuola infatti deve, non può affrontare questi temi senza coinvolgere i genitori. Quando diciamo territorio, infatti diciamo comunità, ma diciamo anche appunto famiglie, che sono fondamentali. E poi è importante anche il rapporto che si instaura soprattutto nella secondaria tra docenti e studentesse. Il rapporto di fiducia è molto importante, perché il docente è comunque una figura di riferimento altra a volte che può dare una mano. Gli argomenti, la sensibilizzazione va fatta anche durante le attività curricolari? Certo, questo è fondamentale, questo è un punto fondamentale, sono contenta che l'abbia sottolineato, perché parlare di stereotipi, parlare di violenza, parlare di cultura di genere non è solo un contenuto didattico, non se ne può parlare solo magari in un'ora, magari in occasione della giornata contro la violenza, ma può essere un modo per affrontare la didattica, e questo lo si può fare, per noi questo è fondamentale, anche utilizzando metodologie innovative. Noi abbiamo fatto un progetto sperimentale in cui ad esempio coding e robotica vengono utilizzati anche per aiutare le ragazze a superare quel senso di autoefficacia un po' più scarso che hanno verso. Quindi le nuove tecnologie, l'innovazione didattica applicata alla didattica specifica per superare gli stereotipi. Sì, perché per superare gli stereotipi occorre dare un ruolo attivo allo studente e alla studentessa, occorre farli partecipi, occorre dare loro quello sguardo critico anche sui contenuti, anche su quello che può essere la storia, sui libri di testo. E quindi è importantissimo creare una metodologia che sia appunto di dialogo con i ragazzi e con le ragazze. E invece nello specifico per le materie scientifiche sappiamo appunto che le ragazze non fanno percorsi formativi scientifici, ma non perché sono meno brave, perché hanno una sorta di paura rispetto a questo, alle materie scientifiche. Lavorarci in maniera pratica, ad esempio con la robotica, fin da piccina, le aiuta a capire che in realtà sono brave. E questo è quello un po' il risultato delle nostre ricerche su questi temi. Bene, abbiamo detto che i docenti sicuramente vanno coinvolti, anche i dirigenti. Altro tema fondamentale per poter agire in ottica di sistema, perché la scuola agisca tutta, è fondamentale il ruolo della dirigenza. Questo infatti anche in questo progetto di formazione che abbiamo fatto abbiamo visto che forse è il punto più critico, perché
i docenti partecipano, ma se partecipa un docente per scuola, quella cosa rimane limitata a quella classe. Se invece il dirigente, la dirigenza ha una formazione già loro e quindi coinvolge, spinge su questi temi, sicuramente cambia tantissimo. Non occorrono investimenti importanti? No. Serve cosa? In sintesi, serve la volontà di lavorare su questi temi. Noi ci siamo. Nel senso, come in dire, le scuole vogliono lavorare su questi temi, noi ci siamo a disposizione per accompagnarli, stiamo facendo delle sperimentazioni a costo zero, perché abbiamo noi, utilizziamo questo strumento che è la carta di parità realizzata da Oxfam, in cui la scuola si può autovalutare sulle tematiche di genere. Ecco, se qualche scuola vuole collaborare con noi, non c'è, è un nostro progetto di ricerca, quindi è assolutamente gratuito. Bene, con questo messaggio di Indire, questa apertura verso le scuole, questa disponibilità a collaborare, chiudiamo questa intervista. Grazie a Daniela Bagattini. Grazie a voi. Didact 2024, Fortezza d'Abbasso, siamo qui con due ricercatrici Indire, Paola Nencioni e Francesca Storai. Buongiorno, buongiorno. E questo primo giorno di didatta è stato contrassegnato da diversi seminari. Uno di questi riguarda il benessere e il clima scolastico. In particolare, voi avete promosso il concetto di leadership condivisa. Potete un po' approfondire questo aspetto, inteso anche come una leadership non più da considerare come un bagaglio esclusivo del dirigente scolastico. Sembra che questo è un po' il concetto su cui sì, avete portato avanti il seminario. Sì, esatto. Il seminario prende l'avvio da delle riflessioni che partono dal tempo all'interno del gruppo di ricerca. In particolar modo in questo momento stiamo sviluppando insieme a 12 scuole che abbiamo selezionato nel 2022 un progetto che vede l'accompagnamento di queste scuole verso processi di attuazione di leadership condivisa. All'interno di queste scuole si sta sperimentando, quindi, con l'accompagnamento di Indire, una serie di azioni volte a distribuire la leadership all'interno del gruppo scuola, allargando le responsabilità alla componente docente, ma non solo, anche ai genitori e agli studenti. Quindi possiamo dire che è un po' un proseguimento di quello che è stato introdotto negli ultimi anni attraverso il Consiglio d'Istituto, che un organo collegiale di democrazia e di apertura con il territorio. Sì, certo, diciamo che all'interno di questo progetto si cerca di focalizzare alcune azioni nelle quali è possibile introdurre, diciamo, ulteriori attori che generalmente la scuola magari non considera come persone da coinvolgere abitualmente, diciamo, in via prioritaria, e quindi di ipotizzare invece il coinvolgimento attivo di ulteriori soggetti nelle scuole, ad esempio secondarie e secondo grado, una partecipazione giovanile attiva da parte degli studenti, in modo da focalizzare anche il loro punto di vista fondamentale. Partecipazione anche, non so, a distanza, con modalità innovative? Allora, di fatto noi stiamo promuovendo, diciamo, una serie di seminari volti al coinvolgimento anche della componente giovanile. Le abbiamo realizzate di recente, in modo da introdurre anche questa caratteristica della partecipazione giovanile anche nelle scuole che volessero in qualche modo ampliare, no? La risposta come è stata? È positiva, abbiamo avuto, diciamo, una larga partecipazione, abbiamo quindi coinvolto i ragazzi che hanno fatto, diciamo, degli approfondimenti su questo tema, e i docenti sono sempre molto interessati all'aspetto di coinvolgimento dei ragazzi. Ovviamente è più facile nelle scuole superiori rispetto al primo ciclo, certo, perché i ragazzi sono più grandi. E voi affrontate anche il tema del benessere psicologico e del clima scolastico, appunto, tra il personale e tra tutti gli attori della scuola. Francesca Storai, come e quanto è importante questo tipo di benessere e come si realizza all'interno delle istituzioni scolastiche? Partiamo da un dato, che è un dato di Euridice, anzi dati che da Euridice si basano sul TALIS,
Il TALIS, come si sa, è un'indagine internazionale rivolta ai docenti. Ecco, da questa indagine è venuto fuori che un'alta collaborazione tra i docenti e un clima positivo è correlato negativamente allo stress. E che vuol dire? Più c'è clima positivo all'interno delle classi e della scuola, meno il docente è stressato. Questo è un dato importante che ci ha dato anche un po' l'avvio per lavorare insieme alle scuole per cercare di creare una condivisione, un clima di collaborazione tra i docenti. Non è facile perché le scuole, si sa, sono organizzate in modo gerarchico da un certo punto di vista, perché comunque molte responsabilità sono concentrate sul dirigente scolastico. Ma se si riesce a cambiare anche solo l'atteggiamento, per non dire il comportamento, che è un passo successivo, è un modo per allargare e cercare di coinvolgere e condividere il più possibile. Domanda, quale può essere la chiave per questo approccio condiviso tra due insegnanti, tra all'interno di un consiglio di classe? Facciamo un esempio. L'esempio è molto semplice ma molto difficile, è il riconoscimento delle competenze che ciascun docente, ciascun studente e anche personale esterno può portare dentro alla scuola. Se si riesce a riconoscere queste competenze, si affidano responsabilità alle persone che portano competenze e quindi di conseguenza si crea una condivisione consapevole e anche sostanziata del sapere all'interno della scuola. Sembra di capire che quindi, per concludere, dare responsabilità e avvalorare quella che è una competenza di un insegnante porta anche maggiore stimolo a far meglio e a condividere poi con gli altri. Un po' questo è il concetto di base. Esatto, il concetto di base con gli altri è quello che è il proprio bagaglio professionale, culturale, e dare competenza e valore e autorevolezza allo stesso insegnante. Quindi portare a valore comune delle capacità, che sono all'interno del gruppo e che diventano opportunità per gli altri anche di crescita. Quindi l'elemento distintivo forse è proprio pensare alla comunità come una comunità che cresce insieme e che quindi grazie alla condivisione riesce anche a condividere all'interno della comunità stessa saperi che altrimenti restano patrimonio del singolo ma che potrebbero essere invece utili al collega, e quindi iniziare a lavorare anche alla progettazione condivisa non disperdere ma sicuramente per rendere a disposizione degli altri. Bene, ringraziamo Nencione Storai, ricercatrice in Lire. Grazie a voi, grazie mille. Bene, rientriamo per oggi per l'ultima volta nello studio della tecnica della scuola. Abbiamo un nostro stand dedicato appunto all'evento, un evento che stiamo condividendo con i nostri lettori, con i nostri ascoltatori. Oggi è stata appunto una giornata decisamente positiva, un grande afflusso, abbiamo anche assistito a diversi contributi da parte degli esperti. Devo dire che l'interesse sta crescendo, abbiamo visto tantissimi insegnanti, giovani insegnanti che appunto hanno desiderio di comprendere quali sono le innovazioni che stanno arrivando nelle scuole. Ricordiamo, sono stati negli ultimi anni, negli ultimi due anni, investiti tantissimi fondi, in particolare attraverso i finanziamenti del PNRR, dopo un primo step riguardante appunto l'approdo delle nuove tecnologie all'interno delle scuole. In questa fase si sta cercando di lavorare sulla qualità, sull'utilizzo positivo, condiviso di queste nuove tecnologie. Moltissimi formatori stanno cercando di formare anche gli stessi insegnanti, lo stesso personale scolastico per un corretto utilizzo di queste attrezzature.
e non basta qual è la filosofia un po' che hanno cercato di trasmettere, non basta acquistare computer, non basta dotare le scuole di laboratori innovativi, di aule virtuali, ma occorre sicuramente senz'altro programmare le attività didattiche e formare gli insegnanti. Io direi che per oggi possiamo concludere qui, domani riprendiamo il discorso con altri appuntamenti, altri ospiti, altre attività che si svolgeranno a Didatta 2024. Seguiteci sempre e nei nostri canali social, attraverso anche il vostro smartphone, attraverso quindi YouTube, Instagram e tutte quelle che sono le nostre proposte che inseriamo all'interno di tali applicazioni. Per oggi noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani, sempre da Didatta 2024, Fortezza d'Abbasso. Buona giornata.